presente, oggi abbiamo con noi Guelfo, Margherita. Penso che presentarlo è abbastanza importante, inutile, tutti noi lo conosciamo, psichiatra, psicanalista della CI, socio e didatta del CI. Mi ha detto prima che questa era la cosa importante. Se ne abbiamo sentito parlare. Con la presentazione del suo libro, che è uscito di recente, insieme a multistrato, gruppi, masse, istituzioni, tra caos e psicanalisi. Tra l'altro questo libro è stato recensito da Stefano Angeli e la recensione sarà pubblicata sul prossimo numero di Forbes. Questo libro è un libro che nasce da uno studio sicuramente trentennale, insomma, dedicato alla ricerca sui gruppi, sulla globalità, ci sono esperienze su, in ambito insomma, dell'ospedale psichiatrico, dell'università, dell'ospedale, e quindi un libro molto importante per tutti noi. Il seminario di oggi in qualche modo sembra risuonare con il titolo dell'insieme multistrato, perché è un seminario che può dire multistrato. Sarà... Speriamo caotico. Ci sarà la presentazione del libro che è stata curata dalla segreteria scientifica del CRPC, per cui alcuni di noi hanno letto alcuni brani, alcuni capitoli del libro, troveranno degli spunti di riflessione che sono stati stimolati dalla lettura del testo. Seguirà poi un intervento di un gruppo di allievi che dà voce al libro di Guelfo e a Guelfo stesso. E poi il dibattito. E Guelfo. Si sente? Sì, si va acceso. Acceso. Allora, devo premettere che da quando ho iniziato la lettura di questo libro mi sono inoltrato in questo viaggio, che per me è stato anche un viaggio elettronico, ha prodotto in me un dialogo lirico con gli altri colleghi della segreteria scientifica, per cui diverse volte sono entrato in questa coinonia emozionale, è come se continuasse nel sogno, poi il dialogo e il contatto che noi abbiamo nella presenza. Questo mi sembra opportuno comunicarlo perché è un libro profondamente emozionale, oltre che denso di un percorso intellettuale, che è densamente emozionale, poi si vedrà, dirò. Allora, è un libro circolare secondo me, che può essere letto partendo da qualunque punto del libro, da un certo punto di vista, quindi da un qualunque capitolo, però nello stesso tempo è un libro che ha una diacronia, cioè una estensione che non è prettamente cronologica, perché gli eventi e le esperienze sono raccontate attraverso una circolarità, non hanno un inizio in una certa epoca e una fine in un'altra epoca. Per cui la realtà manicomiale da cui parte per esempio il libro, il contatto con la psicosi, per esempio poi alla fine del libro si arriva ad esperienze che hanno a che vedere con le prime esperienze degli anni 70 di Guelfo. Quindi in questo senso il libro è circolare, diciamo che vengono ripresi anche temi e argomenti più volte. Il testo L'insieme multistrati è animato da uno spirito di ricerca incessante e continuo, da un intento dichiarato di non saturare mai il campo della conoscenza. E a questo proposito, in un capitolo specifico, che mi sembra che sia il quarto, sono esemplari le parole dell'autore che si parano davanti come un monito per il lettore.
e Guelfo dice: mi limiterò ad indicare spazi, proporre confini, osservare effetti di forze, ipotizzare relazioni. Già in queste indicazioni c'è una sintesi stringente di quello che è lo sviluppo del libro e il percorso. Io non sono portatore di nessuna verità e anche nel campo delle fluttuazioni probabilistiche tendo a schierarmi dalla parte delle minoranze, ai margini della curva di Gauss, portatrici di un possibile che tende a restare inespresso. Questa credo che sia l'autopresentazione di Guelfo rispetto all'atteggiamento con il quale si pone verso la conoscenza. Per dare seguito a queste indicazioni, per fornire qualche chiave di lettura, ho scelto di partire dalla sezione epistemologia, topologia e dinamica del multistrato complesso e in particolare dal capitolo mappe per un'esplorazione dell'ineffabile. Io sono partito da questa sezione, poi voglio dire, perché è l'unica dalla quale si può partire per capire il libro, mentre tutti gli altri capitoli del testo si possono leggere anche separatamente, senza aver presente da un lato la sezione epistemologica, dall'altro questa sezione secondo me è il presupposto per entrare meglio all'interno del libro, e perché ha a che fare con l'episteme. Ecco, innanzitutto con l'episteme, cioè quello che Paolo Sandler dice: epistemi sono i frammenti nascosti della conoscenza, sono per il conoscere la stessa cosa che l'inconscio è per la mente. Cioè gli epistemi funzionano come il bastone per il cieco e quindi orientano a vivere e sono l'approssimazione alla realtà. L'atteggiamento verso l'episteme che ha Guelfo, io mi sento di dire che è un accostamento alla conoscenza, è un approssimarsi, non satura mai la conoscenza e quindi la lascia in qualche modo sempre all'interno di una gruppalità, dove la gruppalità deve svolgere una funzione, come dire, di direzione, di direzionamento, di orientamento. L'episteme vorrei dire che Corraucola approfondita ed era un tema molto caro a Corrao, io direi nell'accezione heideggeriana, in quanto Heidegger l'ha rifondato partendo dalle origini della matrice classica, della matrice linguistica classica, e ci si è accostato proprio e l'ha sempre rifondata con questo senso di approssimazione, di accostamento, ripensando proprio all'episteme, cioè proprio all'origine, alla matrice linguistica, in quanto la preposizione epi ci pone sempre su un accostamento, su un avvicinamento. E l'episteme a cui si accosta l'autore, che provoca nell'interlocutore, sta sempre al di là del limite, in un'area di confine come può essere una spiaggia, confine fra terra, cielo e mare, in un tempo crepuscolare, tra il giorno e la notte. Questa particolare epistemologia è anticipata già nel sottotitolo, che è il tra caos e psicanalisi, e quindi già allude e prelude a questo percorso di transito. Si colloca sempre in un transito transdisciplinare, trae le sue radici negli abissi del dolore, a contatto col disagio psicotico, nel contesto della realtà manicomiale, nelle dimensioni della confusione e della frammentazione dell'identità, che avvolgono a vari livelli individui, gruppi e istituzioni. In questo capitolo sulle mappe per l'esplorazione dell'ineffabile c'è un rompicapo a cui allude questo Margherita, un rompicapo zen, che a me è sembrato interessantissimo, è quello dell'oca viva che chiede di uscire dalla bottiglia lasciandola intatta, e per me introduce una chiave significativa che getta luce sul modello dell'insieme multistrato, cioè la topologia, e in particolare la topologia iperbolica. Voglio ricordare che l'iperbole per Dion è una delle trasformazioni, e su questo si potrà andare poi in un altro approfondimento, in altri seminari, non voglio adesso entrarci. Per quanto riguarda la topologia iperbolica,
è una branca della matematica che parte da Poincaré, ma io direi anche prima, da Riemann, dalle superfici complesse, che hanno un ibrido di topologia e poi di variabili complesse, che introduce Riemann, che era un allievo di Gauss, molto significativo, e passa per William Tarspan. Tarspan è un matematico appena recentemente scomparso, che ha fatto degli studi sulla dimensione bassa ed è partito dalla topologia iperbolica. E via via, poi, con i contributi di Perelman, che è un matematico russo, che è quello che ha dimostrato la confutazione, ha confutato l'enunciato di Poincaré. Quindi sarebbe molto interessante, e non è questa la sede per entrare in questo discorso, però, e la geometria iperbolica impone salti di tipo logico, mutamenti di vertice e di osservazione, l'aggiunta di n dimensioni e spostamenti di ingrandimento come il Cohen e Zeng. L'autore si domanda cosa succede quando due limiti si avvicinano ad una distanza soglia oltre cui avverrà un fenomeno, una trasformazione. Inoltre si domanda quali siano le modalità di contatto tra le sfere mentali di due o più persone nell'aspetto individuante o fusivo, quando il discreto scivola nel continuo, il finito nell'infinito, come nell'Aleph di Borges. Nel tentativo di visualizzare il discorso, l'autore propone delle configurazioni topologiche a forma di cono. Una è due coni che hanno due vertici in comune, che si incontrano, i due vertici, e l'altra è la figura di due coni che hanno una base in comune e che però si individuano poi in due vertici differenti, in qualche modo. E queste configurazioni topologiche cercano di raffigurare punti di contatto, da quelli emergenti più evidenti a quelli più profondi, che si sciolgono nella fase continua dell'ineffabile, del silenzio dove si addensano i due inconsci, del paziente e dell'analista. La deformazione topologica può visualizzare un processo terapeutico, come riuscire a spostare il nostro centro fuori dalle barriere del nostro corpo lungo lo spazio continuo che ci congiunge all'altro. I vari livelli di profondità dello scambio sono riconducibili a una gerarchia dell'inconscio, come teorizzata da Matte Blanco. E a tal proposito, richiamo la dissertazione interessante di Partenope Bion, per la parte che riguarda poi Matte Blanco, anche se Partenope Bion ha trattato l'opera di Bion e di Matte Blanco in rapporto poi alla metateoria e alla metamatematica, sotto diversi punti di vista, perché sono estremamente diversi Matte Blanco da Bion. E riguardo a questo contributo di Partenope Bion, molto bello, perché io l'ho letto nella versione spagnola di Marcelo Bianchetti, perché non c'è in italiano, non l'ho trovato in italiano. Ma Marcelo Bianchetti è riuscito a dare l'emozionalità, l'emozione, e a farmi sentire il contatto di Partenope Bion col padre attraverso un nucleo di vicinanza e di intimità. E stava, io devo ringraziare e dare gratitudine a Bianchetti, veramente, per come l'ha scritto. In questo testo Partenope sottolinea la qualità del contributo di Matte Blanco alla nuova formulazione della struttura mentale freudiana. Lo psicanalista cileno trae dalla teoria degli insiemi di Cantor era un matematico tedesco che ha fondato l'insiemistica, la teoria degli insiemi, e definisce l'insieme come molteplicità esprimentesi nell'unità. E come rilevo Partenope Bion, Matte Blanco ha tratto da questo matematico le nozioni di insieme, sottoinsieme, classe, sottoclasse, insieme infinito, relazione asimmetrica e relazione simmetrica. Questa eredità ci aiuta a comprendere il multistrato complesso come modello di analisi dei vari sistemi di gruppalità e anche le rispettive dimensioni mentali. Si configura come un vero e proprio insieme a cerchi concentrici ai vari livelli, dal sottosistemico al sovrasistemico, con i loro punti di circolazione emotiva.
Un elemento che può rendere difficoltoso la lettura del testo è l'utilizzo in senso metaforico esplicativo di concetti tratti dalle discipline della complessità. Ma una volta chiarito il contesto teorico e metateorico concettuale, l'autore ci fa accostare ad una collocazione modellizzante di emozioni e pensieri, elementi di scarto, eccetera, che nascono e si riverberano ai vari livelli dell'insieme multistrato e ci aiuta ad espandere il campo della conoscenza. C'è un uso, devo dire, dei concetti tratti dalle discipline della complessità, come dicevo, in senso metaforico esplicativo. Ne potrebbero essere di altri di usi, ma questo è l'uso che viene fatto all'interno del libro e io mi voglio limitare a questo, a quello che c'è nel libro e come viene utilizzato poi il contributo dei concetti teorici e metateorici di altre discipline, qual la fisica, la matematica, eccetera, eccetera. Ad esempio, il frattale è un modello matematico che resta invariante, a prescindere dai mutamenti di scala, e l'attrattore strano un modello di tragitto dei fluidi nella fisica termodinamica. Devo dire che rispetto a questo punto dell'attrattore strano, mi era capitato di leggere Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne, e l'ho trovato quanto mai suggestivo, e quanto mai suggestive alcune narrazioni che si possono utilizzare in senso metaforico. Egli raffigura in modo fantastico, come molti altri autori del Settecento e dell'Ottocento, il modello teorico della Terra cava in forma di cerchi concentrici. È una teoria che nel XVII secolo ebbe uno sviluppo scientifico. Era una teoria già presente in altre epoche precedenti, ma solo nel XVII secolo ha avuto uno sviluppo e poi sarà ripresa poi da autori e narratori a livello fantastico nell'Ottocento. Questo si può trovare in Poe, in Melville, si può trovare per esempio anche in Giulio Verne e molti altri. I personaggi creati dalla fantasia di Verne giungono dopo una serie di peregrinazioni fino alle viscere della Terra. E nel tentativo di trovare un passaggio ascensionale verso l'uscita, sono attratti da un cammino vulcanico. Attraverso i suoi campi di energia saranno catapultati, letteralmente vomitati, in un punto della superficie terrestre molto distante da quello di inizio del viaggio. E infine, voglio fare un'ultima considerazione sulla costruzione del senso. È una delle quattro operazioni fondamentali che ricorre nel percorso del libro. Sono riprese varie volte queste quattro operazioni che io voglio indicare e sono il contenimento dell'angoscia, la circolazione emotiva e il recupero delle scissioni e la costruzione del senso, tutte operazioni utili a trasformare il malessere in conoscenza. Lo psicanalista si inoltra al di là del limite verso l'ignoto, come un esploratore con l'ausilio di mappe e strumenti, fin dove questi possono essere di riferimento. Dione stesso utilizza la griglia e la griglia è una mappa che può servire a valutare meglio il materiale osservativo e il materiale analitico. Dione aveva anche lasciato in sospeso il campo dei rapporti tra la matematica e la psicanalisi e aveva detto: io sono arrivato fino a questo punto e certo non sono riuscito a risolverlo, ma certamente lui aveva indicato i rapporti tra lo sviluppo della matematica, alcune caratteristiche poi della psicanalisi, erano un campo sicuramente da studiare. E nel romanzo di Poe, Storia di Arthur Gordon Pym, il protagonista alla fine del viaggio avventuroso nei mari del sud si trova ad esplorare delle voragini, degli abissi. Dal percorso effettuato all'interno degli abissi cerca di ricostruire la forma delle voragini e lascio un resoconto scritto suggestivo delle immagini della loro configurazione. Poe inventa un anonimo curatore finale che mette insieme i cinque crittogrammi e tenta di decifrarne il senso. È interessante questa. Gordon Pym. C'è anche in questo capitolo sullo sfondo delle mappe per l'esplorazione dell'ineffabile, inizia con il manoscritto nella bottiglia, che è uno degli scritti di Edgar Allan Poe. Grazie.